Il paradiso delle signore, anticipazioni. La dura decisione di Alfredo. Lunedì, 26 febbraio 2024. Leonardo va da Irene e le fa la proposta di una nuova collaborazione. La ragazza non risponde subito, ma è piuttosto evidente il suo entusiasmo in merito al nuovo progetto. Alfredo, nel frattempo, vedendo i successi di Marcello nel campo imprenditoriale, vuole chiedergli dei prestiti per realizzare il suo personale progetto. Per il momento Barbieri non dà nessun segnale in merito alle sue intenzioni. Delia sta per festeggiare il suo compleanno, ma è molto triste all'idea di doverlo fare senza la sua famiglia. È Rosa ad avere una bella idea che cambia completamente l'umore di Delia e le fa capire che non è sola. Marta decide di rompere con Tom, comprendendo ormai di non provare più alcun sentimento verso di lui. La Guarnieri riferisce la notizia a Vittorio e Matilde. La Frigerio continua a provare sempre più gelosia e mostra insofferenza nei confronti di Marta, atteggiamento che non passa inosservato. Vito si sfoga con Alfredo e gli parla della sua vita sentimentale dopo la rottura con Maria, ammettendo di aver creduto molto in questa relazione e nell'imminente matrimonio. Martedì, 27 febbraio 2024. Ciro viene a sapere, dopo tanto tempo, che le nozze di Maria sono saltate e vuole capire il motivo. Infatti ci teneva molto al matrimonio della sua primogenita. Matilde, nel frattempo, decide di ridimensionarsi nei confronti di Marta che non stava facendo nulla di male e ha un'idea che propone a Vittorio per aiutare la Guarnieri a realizzare il suo progetto. Irene decide di accettare la proposta che le è stata fatta da Leonardo, ma non riesce ad essere completamente sincera con il fidanzato, anche se ci prova, e a raccontare ciò che sta succedendo. Anche Marcello nel frattempo ha preso una decisione in merito al finanziamento dei progetti di Alfredo. Ciro è furioso per ciò che è successo con Vito, ed ha un durissimo scontro sia con la moglie Concetta sia con Maria. Concetta difende la figlia dicendo che non era obbligata a sposarsi con la mantia. Umberto, ancora molto risentito per il successo avuto da Marcello, porta avanti il suo stratagemma per rovinare la carriera al ragazzo. Marta, passando di nuovo un po' di tempo con Vittorio, capisce una volta per tutte che prova ancora dei sentimenti verso di lui e che è ancora innamorata, motivo per cui non potrebbe mai stare di nuovo con Tom. Mercoledì, 28 febbraio 2024. Clara supporta Alfredo per quanto riguarda il finanziamento del suo progetto. Marcello accetta di dare una mano a Perico, nella certezza che questo progetto possa essere promettente. Nel frattempo lo stesso Alfredo decide di ringraziare Clara per non aver mai smesso di credere in lui e per averlo sempre aiutato, anche quando Irene non era presente. L'imprenditore Hofer nel frattempo si mette in contatto con Umberto e gli fa sapere che sta per arrivare a Milano e che presto dovranno incontrarsi. Guarnieri prova evidentemente agitazione, anche in senso positivo, per questo appuntamento. Irene incontra Leonardo all'insaputa di Alfredo. Anche se stanno parlando di lavoro, tra i due l'atmosfera si fa sempre più tesa e sembrano essere molto vicini ad un bacio che alla fine la Cipriani sta sognando da tempo. Ciro non riesce ad accettare che Concetta si schieri contro di lui e continui a supportare invece Maria in ciò che ha fatto. La tensione sale sempre di più finché i due coniugi non hanno una discussione durissima, che spinge Concetta a prendere una decisione molto drastica sul futuro del suo matrimonio. L'evento sembra sconvolgere davvero Ciro. Giovedì, 29 febbraio 2024. Arriva il giorno dell'asta di beneficenza, che Marta ha atteso da molto tempo. La Guarnieri prova una forte emozione, ma allo stesso tempo non riesce a godere fino in fondo del suo successo. Vittorio e Matilde, che nel corso dell'evento si mostrano più innamorati che mai, la distraggono e Marta deve cercare di mantenere il controllo per non mostrare tutta la sua gelosia. Nel frattempo, tutto ormai è pronto per la festa che gli amici di Delia le hanno organizzato in caffetteria e che sarà una sorpresa per lei. Irene continua ad avere degli incontri con Leonardo, ma non riesce a parlarne con Alfredo, al quale racconta molte bugie sui suoi spostamenti. Perico però inizia ad avere dei dubbi perché la Cipriani sta evidentemente cambiando non solo verso di lui, ma nella sua vita in generale. A casa dei Puglisi la situazione è sempre più tesa ma, nonostante le tante pressioni di Ciro, Concetta non sembra essere disponibile a rivedere le sue posizioni. Tra i due quindi le liti continuano.
Marta capisce di doversi allontanare da Vittorio, visto che lui è felice con Matilde e lei invece lo ama ancora. Quindi inizia a pensare di raggiungere Adelaide a Ginevra e passare un po' di tempo con lei. Venerdì, 1 marzo 2024. Umberto incontra l'imprenditore Hofer, al quale racconta tutti i dettagli del suo progetto. In realtà si tratta più che altro di un piano che servirebbe per distruggere Marcello. Hofer sembra ben disposto e sembra vedere di buon occhio i progetti di Umberto. Alfredo scopre che Irene gli ha sempre mentito in tutti questi giorni e che è sempre stata con Crespi. Su tutte le furie, Perico decide di lasciare Irene e di proseguire la sua vita da solo. La Cipriani al momento prova soltanto rabbia per questa storia finita. Marcello scopre che la relazione di Maria e Vito è finita a causa di Matteo e si domanda il perché. Intanto Portelli fa ritorno a Milano e scopre che Maria è tornata single. Non si sa, però, come stia Silvana e che cosa sia successo. Ciro, ancora una volta, si scontra con Concetta, ma la loro nuova discussione finisce in maniera del tutto imprevista rispetto alle precedenti. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi Alfredo tornerà sui suoi passi o questa è la fine definitiva della storia con Irene? A voi i commenti.